Ragazzi, un saluto a tutti e bentornati come sempre sul canale. Nel video di oggi tratterò un argomento che riguarda le batterie LiFePO4 e in particolar modo che cos'è il QR code sulla batteria. Buona visione a tutti. Il QR code, ragazzi, non è altro che questo che è stampigliato praticamente sulla batteria, è stampigliato a laser e c'è la possibilità o di scansionarlo o di immettere, di leggere questi numeri che ci sono scritti qua sopra e di immetterli all'interno di un sito che poi non è altro che un server dove tutti i costruttori vanno a registrare le batterie. Quindi la batteria viene costruita nel mese di febbraio, nel mese di marzo 2022 e viene registrata all'interno di questo server. Quando le batterie arrivano a casa nostra, noi abbiamo il diritto praticamente di andare a scansionare questo QR code per vedere se quello che ci sta arrivando è conforme a quello che noi abbiamo comprato. Tante delle volte ci sono dei furbetti in giro che questo QR code non è originale e la batteria non è registrata da nessuna parte. Questo non vuole dire che poi la batteria non funziona, ma se io ho acquistato delle batterie, delle EVE, come quelle che vedete qui, permettetemi che ho il diritto di possedere delle batterie EVE e avere il diritto di andare a vedere che la batteria è registrata all'interno del loro server e far vedere qual è la sua capacità e qual è anche la data di produzione di questa batteria. Per fare questo, ho analizzato la mia batteria, vi faccio vedere ora in foto praticamente quello che riporta. Questa batteria è stata, ad esempio, fatta nel mese di gennaio 2022, come potete vedere in foto. Quindi sono certo che questa è una batteria originale EVE, questa batteria è stata fornita dalla Basen, ricordo che è un'azienda con cui io collaboro e mi fido ciecamente e invito a tutti gli utenti iscritti al canale che hanno acquistato alla Basen di lasciare la propria recensione qua sotto nei commenti. Ma per vederci ancora più chiaro, mi sono spinto oltre, quindi ho comprato una serie di attrezzatura e adesso vi farò vedere che cosa e come, che test andremo a fare su questa batteria, su queste batterie LiFePO4 che noi ci sono arrivate, che noi abbiamo. Questo strumento è uno strumento, un alimentatore fondamentalmente dal banco, è un alimentatore specifico praticamente per queste batterie, in quanto è in grado di uscire una corrente massima di 40 A e una tensione che va a caricare le nostre batterie fino a 3,650, quindi possiamo caricare le nostre batterie al 100%. Lui dialoga con un software all'interno di un PC, adesso vi faccio vedere, e ci va a registrare la capienza reale della batteria. Con questo strumento, con questa attrezzatura, possiamo fare sia il test di carica, quindi significa andare a caricare le batterie, sia il test di scarica. Quindi andare a scaricare le batterie e andare a vedere se queste batterie che noi abbiamo acquistato da 280 Ah che capienza hanno realmente, perché magari mi ritrovo delle batterie da 250 perché sono costruite male o in parte danneggiate. Quindi non ha importanza solo misurare anche la resistenza della batteria, ma sarebbe importante anche vedere la capacità, perché se poi nel pacco batterie mi succede che io monto 16 batterie da 280 A tondi, anche se è impossibile perché ci sarà sempre quella leggermente più grande e quella leggermente più piccola, ma due celle di queste sono danneggiate perché magari hanno una capacità di 250, ovviamente il pacco batterie si andrà a sbilanciare tantissimo, in quanto le batterie non sono tutte allineate, quindi nel momento che loro vanno a caricare ci saranno delle batterie che si caricheranno prima e delle batterie che si scaricheranno prima e porterà uno scompenso enorme all'interno del pacco batteria.
Qui ragazzi ho provveduto ovviamente già a collegare l'alimentatore alla batteria e farò ora il test tramite il computer che vedete lì alle spalle. Già il PC rileva la tensione della batteria che mi sta dicendo 3,370 e adesso io andrò a fare un test per iniziare ad esempio di scarica della batteria. Ovviamente non posso farvi vedere tutta la scarica dell'intera batteria dei 280 A, già l'ho fatto io, fidatevi di quello che vi sto dicendo. La batteria ha una capacità come dichiarata dal costruttore, perché io a Basen chiedo sempre le targhette qui sulla batteria. Questa targhetta qui sopra indica la capacità reale della batteria e loro non fanno altro che il test che sto andando a ripetere io con questo alimentatore. Ovviamente non lo fanno con questo alimentatore, lo fanno con degli alimentatori molto più grossi perché ovviamente devono fare molte più celle rispetto a quella che sto andando a fare io. Ma questo dimostra l'affidabilità dell'azienda Basen quando ci arrivano le nostre batterie. Adesso ricollego questo, lui rileggerà nuovamente la tensione e vado a fare il test di scarica a 40 A. Lui mi dice la corrente, i 40, la tensione a cui voglio fare il cutoff, quindi che mi vado a fermare, 2,5 e anche i minuti. Quanti minuti voglio che poi l'alimentatore si va a fermare? Posso settare da un minuto fino a un'infinità, 1.000 minuti, non ci sono problemi, posso settare quello che voglio. Do start e il test parte. Lui sta iniziando a scaricare i 40 A dalla batteria. Adesso metto una pinza amperometrica e vediamo se il test è reale, nel senso che questi ampere sono effettivamente scaricati. Quindi vi porto il display a favore, come potete vedere siamo vicinissimi ai 40, ci sarà anche un errore ovviamente nello strumento, quindi sto scaricando in questo momento 40 A da questa batteria. Come sta reagendo la tensione della batteria? Sta reagendo bene perché la cella comunque tiene i 3,2 volt e lui man mano che andrà a scaricare mi andrà a disegnare nel PC una linea che poi rappresenterà la curva di scarica della batteria. Poi, ora, dopo qualche minuto di scarica violenta di 40 A, diciamo sulla singola cella, vi farò vedere il valore della resistenza di questa batteria. Quindi non so se si riesce a vedere, abbiamo un valore di resistenza di 0,19, 0,20, 0,19, 0,20. Quindi non ci sono state alterazioni di resistenza durante la fase di scarica di questa cella, di questa batteria. Quindi ragazzi, nel video di oggi vi ho fatto vedere a grandi linee come si comportano le batterie della Basen, che è il fornitore con cui collaboro. Mi fido ciecamente di loro e lo sapete, quindi vi lascerò, mi sento e di lasciarvi qua sotto in descrizione nel video tutto quello che abbiamo visto oggi, gli strumenti utili che vi possono servire per fare una diagnosi in batteria, quindi dall'alimentatore che diciamo, ho comprato anch'io alle batterie, quindi il link di acquisto delle batterie alla Basen dove siamo certi della qualità delle batterie. E non voglio giochetti sul fatto del QR code che si legga, che non si legga, che non è registrata e quant'altro. Quindi tutte le batterie EVE che loro vendono hanno il QR code originale con tutti i dati della batteria, quindi la capacità, la data e tutta un'altra serie di informazioni che voi stessi vi potete andare a vedere. Se questo video è stato utile, ti raccomando di, come sempre, di mettere un mi piace, di scrivere eventuali curiosità e commenti qua sotto e, se non l'avesse ancora fatto, è di vostro gradimento, di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo!